Molti dei progetti aziendali di cui ci occupiamo a Personal English non sono autofinanziati dall'azienda, ma sono finanziati ed erogati sotto l'egida di fondi impresa. Questo, come le aziende che aderiscono a Confindustria ben sanno, comporta l'espletamento di una serie di procedure formali volte non solo a dimostrare l'effettiva erogazione delle iniziative formative per cui vengono richiesti i fondi, ma anche ad ottimizzare i risultati delle iniziative formative stesse. Questi due aspetti si traducono in quattro macro aree per l'erogatore della formazione: la pianificazione didattica, la gestione delle sessioni, il monitoraggio dell'iniziativa formativa e la rendicontazione. La pianificazione didattica e il monitoraggio necessari per poter adempiere a quanto richiesto da fondi impresa corrispondono a quanto Personal English garantisce per ogni iniziativa formativa, finanziata o meno, e non si traducono dunque in alcuna modifica o aggiunta rispetto al nostro iter usuale. Come già raccontato in un'altra intervista sul bilancio di competenze, la nostra pianificazione didattica è personalizzata e si basa sull'incrocio dei dati raccolti in fase di colloquio conoscitivo, lezione di prova e test preliminare. Il monitoraggio, invece, comporta la somministrazione di milestone test a cadenza regolare, concordata con gli organizzatori dell'evento formativo, e un'analisi dei dati raccolti nei test, dettagliati ed inquadrati all'interno dei report che vengono regolarmente forniti agli organizzatori delle iniziative formative. La gestione delle sessioni, invece, richiede più fiscalità e precisione di un corso autofinanziato. Un corso autofinanziato garantisce maggiore flessibilità, in quanto lo studente può riprogrammare la lezione secondo le nostre condizioni di erogazione del servizio e, se il docente è impossibilitato per malattia o imprevisto ad erogare la lezione, questa può essere riprogrammata di comune accordo. L'erogazione delle lezioni sotto l'egida di fondi impresa richiede invece di poter garantire sempre continuità e di poter erogare la lezione organizzando una supplenza anche in caso di imprevisto da parte dell'insegnante. Su questo, grazie alle comunicazioni continue con l'amministrazione e gli insegnanti, a Personal English siamo ormai pienamente rodati. Per la rendicontazione, invece, ci appoggiamo da tempo a Disfor e ci coordiniamo direttamente con loro per sollevare il cliente dal lavoro che questa comporta. Con Isfor forniamo i registri ai partecipanti e ai docenti, incrociamo i dati e ci coordiniamo per l'espletamento di tutte le procedure di rendicontazione. Inoltre, a Personal English collaboriamo alla buona riuscita dell'evento monitorando le presenze dei corsi e segnalando prontamente agli organizzatori le azioni formative per le quali si rischia di non raggiungere il 60% di frequenza. In quei casi, provvediamo a segnalare il rischio il prima possibile agli organizzatori e ad assisterli nelle modalità da loro proposte, il più consono alla loro realtà aziendale, nell'evitare assenteismo tra i partecipanti, che possa poi portare alla mancata erogazione dei fondi. La gestione di progetti fondi impresa richiede quindi un sollecito coordinamento di tutti gli attori coinvolti: organizzatori aziendali, partecipanti, amministrazione di Personal English, insegnanti Personal English, partner di Isfor, e una precisione svizzera. Per fortuna in questo la mia formazione di stampo elvetico aiuta a